Buonasera a tutti ragazzi e bentornati a una nuova puntata dell'avventura del Dano, ucciditore di demoni. In questa serie affronteremo il remake di Demon's Souls e tenteremo di confrontarlo con l'originale per capire quali nuovi spunti di riflessioni circa la lore di questo splendido titolo il remake ci offre e se sotto il profilo tecnico e del gameplay sono stati apportati dei miglioramenti o meno. Io sono Giuseppe. E continuiamo senza ulteriori indugi la partita dove l'abbiamo lasciata la scorsa volta, attraverso utilizzando il nostro personaggio che prende appunto il nome di Tano. Fatemi solo controllare i volumi, perché l'altra volta credo che era un po' troppo alto. Vabbè, sono al minimo, quindi non posso fare più niente. Dovrebbero bastare, cioè non dovremmo essere in altre condizioni come era accaduto l'altra volta. Bentornato. Non temete, tengo d'occhio. Vediamo solo se dobbiamo liberarci l'inventario da nulla. Non l'avevamo già fatto, vero? Perfetto. Direi Avete un allora, cuore d'oro. senza indugio, di recarci a Boletaria. Come detto, siamo morti, ci siamo recati in questa terra, come avevi visto la scorsa puntata. Abbiamo perso la vita contro un nemico impressionante e da quello che abbiamo potuto capire, siamo intrappolati in questo Nexus. Non siamo morti perché il Nexus tiene la nostra anima imbrigliata a se stesso, ma al contempo siamo qui imprigionati. Per recuperare il nostro corpo fisico, siamo stati invitati a utilizzare una di queste 5 arcipietre. Vedremo poi in realtà perché la sesta non è utilizzabile. E al momento l'unica è quella che ci troviamo davanti. Come vedete, si tratta dell'arcipietra del piccolo re. E è interessante la parola piccolo re, fa impressione, fa, sembra che faccia riferimento a un re, ovviamente non piccolo di statura, bensì piccolo come umiltà, no? A capo di un regno non enorme. E forse avrà senso questa parola. Vediamo che questo regno altro non è che il regno di Boletaria. Infatti, l'arcipietra ci porta al palazzo di Boletaria. Come vedete, i cancelli e la città alle sue spalle sembrano preda alle fiamme. Tra l'altro, guardate che bello, l'ho notato per la prima volta, lo sneak peek, no? Questo artwork di Boletaria, dei cancelli di Boletaria, è mobile. Vedete che ci sono il fumo che si muove, gli uccelli in alto. È veramente splendido, mamma mia, il lavoro artistico che è stato fatto in queste cose è eccezionale, eccezionale. Al momento, tranne una piccola cosa, ma è gusto personale, non trovo ragione puramente estetica, se non diciamo archeologica, per giocare l'originale invece che questo. Allora, la pietra ci porta al palazzo di Boletaria, più precisamente ai cancelli di Boletaria. Vediamo cosa legge la descrizione. Un enorme castello di pietra nel cuore del regno del nord è chiamato Boletaria, è il covo di soldati affamati, le cui anime sono state rubate da demoni che attaccano gli intrusi e di terribili draghi. Vediamo, i caricamenti sono istantanei, cosa ottima. Guardate i corpi che ha questo drago nella sua bocca. Allora, la prima volta che affrontai questo gioco nella mia run, mi venne molto criticato il fatto che mi riferii a questi esseri come draghi invece che viverne. E questo è un argomento interessante da spiegare. Perché è corretto parlare di draghi? La spiegazione breve è perché questo mondo, questo appunto, questo canone fantasy parla appunto di draghi, no? E quindi, se tale è il canone in questo mondo, indipendentemente se gli stessi abbiano 4 o 2 zampe, sono definiti draghi. Scusate un attimo, prima di continuare quel discorso, guardate un attimino, vorrei farvi notare che l'arcipietra da cui siamo arrivati
era parte di quella sembrerebbe di una sorta di statua poi crollata, una sorta di fontana, no? Diciamo che tutte le arcipietre, almeno le prime, quindi quelle che non derivano dall'uccisione di un demone, che verranno create dopo che noi uccideremo dei demoni, sono in qualche modo parte di questo cancello al momento è bloccato, verrà sbloccato dopo. Sono al momento parte di erano almeno parte di dei monumenti distrutti o dimenticati. Perché questo? Perché lo scopriremo probabilmente alla fine di questa puntata stessa, ma o alla prossima, quando parleremo del monumentale. Ma questo, diciamo, possiamo già anticipare che le stesse arcipietre erano e sono state dimenticate, erano state date ad ognuna dei regni che componevano il reame di Boletaria e quest'area geografica almeno. E tenevano insieme al Nexus l'unito della fabbrica della realtà. Col tempo, però, appunto, sono state dimenticate, e per questo le troviamo da un lato incastonate in monumenti, ma dall'altro hanno quasi questi monumenti sono distrutti, derelitti, appunto, dimenticati. Guardate, questi sono i cancelli di Boletaria, no? Quindi ci troviamo nella parte più esterna. Dall'altro, guardate com'è bello, sì. All'interno di questa gola, quasi come se fosse il fosso di Helm, no? Si abbarbica su questa montagna, bellissimo, bellissimo. Guardate che belli, con gli uccelli che volano, che si nutrono probabilmente di tutte le carcasse, gli spalti. Questo è un castello molto antico, quindi ha tutti questi rinforzi giustamente di legno. E vedete, molti hanno preso a fuoco perché. Ovviamente questo castello è stato subito un assedio. Da chi o da cosa ancora non lo sappiamo, non ci è dato saperlo, ma lo capiremo. Quello che vorrei farvi notare è che da una parte sono presenti delle palizzate, quindi qualcuno ha provato a resistere, no? D'altra parte, però, tutti i mostri, tutti o meglio, la maggior parte dei nemici che incontreremo in questa fase, tranne poche eccezioni, in particolare una, ma si tratta di schiavi Dreadling, cioè questi, vedete, questi poveracci armati vestiti di stracci, armati con armi di fortuna, spade rotte o scudi di legno. Il che è indicativo di quella che poi scopriremo essere una società ancor prima dell'arrivo dei demoni, o meglio, proprio per questo, diciamo, collegata, l'arrivo dei demoni è stato possibile, collegata in qualche modo o meglio, è caratterizzata da una forte natura classista. Verosimilmente divisa, anzi, certamente divisa in classe. Vedete questa fessura piena di anime, no? Non abbiamo ancora occasione di scendere perché è collegata da quella porta chiusa di prima, ma quando la tendenza, che è una meccanica di cui parleremo in futuro, sarà propizia, potremo arrivarci e discutere di cosa possa esserci lì. Il significato di quello che c'è lì potrebbe essere più. Dai, no, stavo. Vai. Volevo evitare che distruggesse il tavolo. Vabbè, ora. Potrebbe essere più, diciamo, importante di quello che apparentemente sembrerebbe. Ok, ce l'ho fatta. Guardate questa stanza. Vedete che i tavoli sono più o meno in ordine, i letti, lo stesso. Guardate qui. Ci sono sembrerebbe vettovaglie, quello cos'è, del pane, del formaggio, eccetera. Vero che non sembra in ottimo stato, però comunque c'è del cibo. Questo mi ha portato a pensare, ne ho parlato anche nella scorsa puntata, che quelli che ci incontriamo, e questo è importante capirlo soprattutto se si viene da Dark Souls, quelli contro cui ci scontriamo non sono non morti, sono gente in carne ed ossa e come tale ha bisogno di nutrirsi. Poi certamente, diciamo, poi ovviamente hanno perso il senno, e questo è collegato, è un altro argomento che discuteremo, è collegato all'anima, d'altra parte l'abbiamo visto, no?
nella prima puntata ci viene detto che, scusate, nell'introduzione ci viene detto che all'uomo viene donata l'anima e con essa clarity, quindi proprio il senno, il raziocinio, appunto, cosa che questi uomini hanno perso nel momento in cui hanno perso anche l'anima. Però due cose vorrei sottolineare con riferimento a questo. Uno, che appunto, come stavo dicendo, il fatto di aver perso il senno non fa sì che questi uomini stessi abbiano bisogno di sostentamento. Infatti, vediamo il terribile, diciamo, pasto che si preparavano nel contesto di... Oh! Ah, questo è un vecchio... Ma avrei dovuto forse... Ma... Sì, avrei dovuto togliermi l'armatura, va bene. Scusate, sono un po' arrugginito. Scusate, stavo appunto dicendo, quindi devono continuare a nutrirsi. Ricordiamo appunto il terribile calderone che poteva essere in parte che abbiamo visto l'avamposto, in parte per i soldati stessi, in parte per l'avanguardia, no? Altra cosa è appunto, ci sono le vettovaglie che abbiamo visto insieme in prima, cioè non si tratta tutti quel pane ammuffito, quegli oggetti. È vero, si tratta magari di appunto del cibo deteriorato, ma comunque appunto questo si tratta di persone che hanno in gran parte perso le proprie facoltà intellettive. Volevo mostrarvi, vedete quel patibolo laggiù? Sembra appunto il luogo del palazzo dove si svolgono le esecuzioni, si svolgevano almeno, e vedete che l'incredibile profondità di campo che c'era nell'originale Demon's Souls è qui rispettata. Quindi, cosa che tra l'altro si vedrà in Boletaria più che negli altri, quindi per questo amo particolarmente questo mondo. Quindi vedremo che dagli spalti del più alto dei torrioni si potrà vedere anche l'inizio del livello. Questo è veramente una veduta splendida. Addirittura da qui si può vedere anche, no, da qui no, da qui sì, esatto, il mausoleo in cui andremo. Vedremo che, non so se si può vedere, non riesco, senza binocolo non ne sono sicuro. Ma c'è un avversario piuttosto temibile, a guardia dello stesso. E poi vedremo che da lì si potrà vedere, da più avanti potremo vedere il nido dei draghi. La seconda cosa che volevo dire circa la perdita di senno, e questa è una teoria personale, quindi anche questo voglio dire, prendetelo un attimo con le pinze, ma il fatto che queste persone siano più o meno forti, o meglio, siano più o meno minacciose nel combattimento, non dipende soltanto dalle loro facoltà che avevano prima di perdere appunto il senno o dall'equipaggiamento, ma, e questo è importante, scusate, sono caduto, altresì dal fatto che vedete che più potente un nemico, più anime ci dà, no? Questo potrebbe stare a significare che queste persone, maggiore è la quantità di anima che hanno conservato, la percentuale di anima che hanno conservato, maggiore è la capacità degli stessi di... Maggiore è la capacità degli stessi di... Infliggerci, scusate, maggiore la capacità, la maggiore la percentuale di anime che hanno, guardate che belli queste visioni, maggiore la percentuale di anima, andiamo di là, apriamo prima quel passaggio, non vorrei che sono così tanto arrugginito da morire contro questo nemico, maggiore, scusate, la percentuale di anima che hanno conservato, maggiori sono le anime che otterremo quando li sconfiggeremo, e...
Proprio per questo maggiore è la capacità intellettiva che gli stessi hanno mantenuto. Quindi, per esempio, il primo nemico assoluto che incontriamo all'inizio del gioco, durante la strada verso il Nexus, il tutorial, vediamo che è lo stesso. Si sono fatti esplodere. Vediamo che lo stesso è dotato di quasi nessuna facoltà intellettiva, perché neanche ci attacca. Madonna santa. Cioè, proprio ci incendiamo completamente. Scusate se mi tengo anche il massimo alla vita, però preferisco evitare di rischiare. Tagliamo queste catene e vedremo che cosa ci daranno. Il primo nemico che stiamo incontrando, appunto, che incontriamo durante il tutorial, non si muove nemmeno. Sta fermo, sta quasi del tutto fermo, non ci attacca. Il che vuol dire che, infatti, è quello che al contempo ci dà meno anime di tutti, ce ne ha due. Il che significa che questa teoria potrebbe avere un minimo di fondamento, nella misura in cui, infatti, una persona è dotata di un minimo. Guarda, che bello, prendono fuoco i cadaveri, non l'avevo mai notato. Questa persona, una persona è dotata, una creatura di più anima, perché gliene è stata rubata di meno, quindi di più raziocinio, maggiori sono le azioni che potrà porre in essere. Quindi quel povero schiavo che ci dà due anime, è stato derubato quasi completamente dalla propria anima e quindi dalla propria volontà. Al contrario, un guerriero capace e pericoloso è dotato di maggiori facoltà. Allora, vedete questi corpi? Anticipo che sono i corpi possibilmente della moglie e della figlia di Thomas. Lo capiamo dagli oggetti che recuperiamo ai loro corpi, che poi leggeremo prima di consegnarli a Thomas. Il punto però è che ai tempi del primo Demon Soul non era chiaro, ora questi vedendoli così sembrerebbero dei corpi femminili, ma ai tempi non era chiaro se questi fossero i corpi o meno della moglie e della figlia, perché sembravano addirittura dei corpi maschili, sembravano quasi non avessero le mani. Una teoria che quindi avevo pensato che fossero dei ladri che avessero rubato alla moglie e alla figlia di Thomas i loro averi e poi fossero stati uccisi e catturati dai demoni. E appunto una punizione tipica per gli stessi è il fatto che le mani vengono tagliate. Forse qualcuno ancora che ricordava quello che era il proprio ruolo in vita potrebbe aver posto in essere tale azione. Il fatto però che scusate, ne approfitto per mettermi l'anello avvolgente, un misterioso anello a forma di occhio. Perdi meno PF se in forma di anima. Perfetto. Curiamoci del tutto perché adesso c'è un nemico che può essere un attimino pericoloso. E come stavo appunto dicendo, sentite il respiro affannoso. Pensavo che potessero essere appunto dei ladri. Adesso invece i corpi femminili sembrerebbero non portare, vedete qui ancora ci sono cibo, bevande, eccetera. Sembrerebbero non portarle a pensare così, e quindi che quello si tratta veramente dei corpi di sua moglie e di sua figlia. Tra l'altro, una cosa interessante è che questa teoria che nominai venne ripresa cioè venne proprio citata in un commento da Epic Name Bro. Epic Name Bro, se non lo conoscete, è praticamente colui il quale ha un po' aperto la strada ai gameplay di Demon e di Dark Soul ed ha creato insieme a Vativedia questa community. Ah no! Ha creato insieme a Vativedia. No, dai! Vedete
vedete questo quante anime ci ha dato, ed era molto possente fisicamente, sapeva ben combattere, aveva i riflessi e la capacità per curarsi, e quindi diciamo che possiamo dire che sicuramente aveva conservato maggiori delle proprie capacità, sia fisiche sia psicologiche. Guardate che bello questo punto. Si vedono tutte le montagne che circondano questo. Sarebbe bellissimo un episodio di come si chiama? Il canale famosissimo Out of Borders che fa le serie Out of Borders, no? Forse Out of Borders o non mi ricordo esattamente. Questa porta appare al momento chiusa. Cosa c'è dentro non lo sappiamo, ma di giudicare da questa specie di chiesa, di mausoleo e dal fatto che fosse ben protetta, possiamo supporre che fai attenzione a nobili. E beh, effettivamente così sarà. Guardate che bellezza. Io amo questo livello e mi lascio ogni volta senza fiato. Guardate, uno dei motivi per cui io amavo di ricominciare il primo Demon's Souls è perché mi permetteva di rigiocare e bolletaria, e questo non è cambiato. Comunque, tornando invece al discorso dei draghi, cosa sono? E prova arrotolamento. Lacchete, ah, siamo caduti. Qui c'è la balestra, perfetta. Vediamo un attimo appunto quello che era. Ah, eccolo qui, maledetto. Non sei morto, non c'è over tragic. C'è la battaglia proprio. Oggetti al drop, non lo so, ma non intendo andare sotto per scoprirlo. Curiamoci, anche perché così non stiamo con 17 erbe che porta male. No, sto scherzando. Tornando invece al discorso dei draghi, quando realizzai la prima serie dell'Avventura Titano, appunto, molti mi scrissero: ma Giuseppe, hai parlato dei draghi, quello in realtà, indipendentemente dal gioco come li chiama, magari si tratta di un errore di adattamento, sono viverne perché hanno due zampe. Questo è uno dei piccoli gradini, ce ne sono nel gioco che si possono scavalcare, vediamo che c'è qualcuno lì e un oggetto lì, entrambi ci serviranno, sono utili, però preferisco non andare in questo punto, perché se andiamo da qui, uno ci saltiamo parte di un'area, due, Ostrava si mette a camminare in giro e quindi è pericoloso, quindi preferisco fare il giro a qui, poi torniamo brevemente sopra e facciamo un saltino. Sì, so che perdiamo un po' di tempo, però... Madonna santa! Ho toccato una fiammella e sono completamente preso a fuoco. Scusa, quindi molti mi dissero: Giuseppe, ma quelli sono in realtà viverne perché hanno due zampe e non quattro come draghi. Tra l'altro, diciamo, era un argomento particolarmente caldo e molti, perché la differenza tra draghi e viverni sta al centro della lore. Di Dark Souls. La mia spiegazione fu il motivo per cui insistetti che si trattava di draghi erano due. Uno, perché il gioco li chiama così, e ogni canone fantasy può chiamare un mostro come vuole, ma se parliamo invece generalmente, no? Vedete, qualcuno si è barricato qui dentro, vediamo chi sarà tra poco. Se parliamo invece di cultura generale, si può chiamare i draghi, è vero, esiste tradizionalmente questa distinzione, magari nella iconografia medievale, ne parleremo tra un minuto. Innanzitutto trattiamo questo personaggio, vedete? Fantastico, il mercante Dredling, vedete, si è chiuso qui nella sua stanzetta con gli oggetti, il suo baletto che si porta dietro, è fantastico. Ascoltiamo quello che ha da dire e poi leggiamo un oggetto che abbiamo trovato prima. Salve a te, vuoi vedere le mie merci? Per lo più rubate, ma chi può saperlo? Valorosi cavalieri o carne da macello, i demoni si presero le loro anime senza distinzione, precipitandoli tutti nella follia. E coloro che si aggrapparono alla propria umanità diventarono prede. È la fine della grande boletaria che conoscevamo. Ma almeno i demoni non ci ordinano di morire per loro.
C'è un tizio smilzo con un'armatura di prima scelta che non fa che blaterare di una missione. Un altro che è riuscito a rimanere sano di mente come te. Probabilmente è un principino viziato, a giudicare dal suo abbigliamento. Darei un braccio solo per i bottoni della sua camicia. È la fine della gara, almeno idem. Ok, allora vediamo un attimino se c'è qualche oggetto interessante che ci dà spunti di lore, ma non credo, no. Ok, allora, prego, mi trovi sempre qui. Questo personaggio è chiaramente anche lui dagli abbigliamento simile a quegli schiavi che abbiamo incontrato, dello stesso ceto sociale, almeno della stessa casta, secondo i principi di Boletaria. Questo lui ci dà tre informazioni estremamente interessanti. Una è che i demoni hanno attaccato questo luogo e sono predati delle anime degli uomini. Molti sono impazziti e quelli che non sono impazziti invece sono diventate prede dei demoni e sono state uccise. Sia dei demoni sia dei folli e sono stati uccisi. La seconda è che questo decreterà probabilmente la fine di questa società, e che meglio di Boletaria come la conoscono, ma dal suo canto dice: ma a me poco importa, perché tanto questa è la fine della Boletaria come conosciamo, almeno i demoni non ci impongono di morire per loro, l'abbiamo visto, quello che lui parla, carne da macello, si tratta di persone che sono state mandate a morire e sono state in prima linea, probabilmente schiavi. D'altra parte lui dice: in questa situazione per me non è una grande differenza, e pensate appunto a chi vive sempre in condizioni di disagio. Arrivasse pure un apocalisse zombie, cioè nel senso poco cambierebbe a lui, nel senso in condizioni così estreme, no? Perché comunque si tratta di una società che già di per sé non valutava molto la vita di queste persone più umili, quindi una società estremamente classista, terribile, che forse proprio per questo ha ben estrata, facilmente stata preda delle tentazioni e dell'azione dei demoni. Quanto detto viene addirittura poi ulteriormente sottolineato dall'equipaggiamento di questi soldati, chiamiamoli soldati, in realtà quelli che si stanno affrontando in questo momento sono soldati di basso rango, mentre ci sono anche dei cavalieri un attimino questi qui con dagli occhi blu che sembrano essere cavalieri più nobili che si affiancano, ovviamente però sono, come vedete, numericamente inferiori rispetto ai più umili soldati e agli schiavi. Addirittura i soldati, per quanto dell'equipaggiamento semplice, sono comunque almeno minimo equipaggiati alla guerra, mentre gli schiavi poverini sono veramente dotati del minimo delle protezioni, sono in protezione alcuna. E questo, come stavo dicendo, lo notiamo anche dalla descrizione dello scudo di Dreldring, diciamo un rosso scudo di legno usato dagli schiavi soldati di Dreldring, fatto di legni di recupero, non è anche un surrogato, in tutta onestà chiamo lo scudo un po' pretenzioso, vedete, si tratta semplicemente dei pezzi di legno messi insieme alla bella e meglio, e anche questi schiavi sono protetti da appunto dei pezzi di legno che coprono avambracci, petto e stinco, quindi e gambe, scusate, quindi quanto ci dice il soldato, il mercante Dreadling, può assolutamente essere del tutto vero. L'altra cosa è che quindi queste anche persone siano state letteralmente mandate come carne da macello avanti. Infatti questi, man mano che ci inoltriamo in Boletaria, troveremo sempre meno schiavi e sempre più invece cavalieri d'alto rango, quasi come se i cavalieri si fossero rifugiati negli spalti inferiori, un po' all'Attack on Titan per intenderci. State attenti, almeno nell'origine c'era questo pericolo, questo nemico può uccidere almeno
Non so se anche qui può farlo, ma penso di sì. Uccidere Ostrava. Quindi state... state molto attenti. Lo so che dovrei levarmi l'armatura, però mi piace troppo. Tra l'altro, tra poco saremo in grado di utilizzarla con il, mantenendo il fast roll. E la terza cosa, scusate, che infine ci, ci dice il mercante Dredling, lo schiavo, è appunto il fatto che c'è una persona che si gira per questi cortili, quindi già questo implica soltanto una, quindi non ci aspettiamo di trovare tante persone, di trovare altri. E appunto questa, questo... Lacte. Questa persona è un, mantenuto il senno come noi e è in qualche modo scusate. E va in qualche modo, si sta muovendo, questo sembrava, guardate, un campo di addestramento, no? Blatera di una missione, quindi è qualcuno che ha, è venuto qui con un preciso scopo. Volendo si possono usare le bombe qui per fare saltare in aria tutti, ma vediamo se ci posso riuscire. Vediamo se riesco... Vediamo se... Tanto non hanno un grande uso, eh. Al netto di questo non hanno un grande uso. Tanto non sono mai riuscito a farli ucciderli tutti, quindi anche questo non è che necessariamente... Questa persona sembra, di cui parlava il mercante, è certamente una persona di nobili origini a giudicare dalla sua armatura e dai suoi vestiti. In realtà poi vedremo che l'armatura non è troppo dissimile dalla nostra in quanto a fattura, mentre, mentre al contrario la... aspettate, no. Possiamo andare, uccidiamo già parte dei nemici qui e poi saliamo sopra. Mentre al contrario il, quello che veramente contraddistingue lo stesso lo fa apparire di un colore appunto dorato e il e sono le armi che possiede. Sono più interessati a lui che a noi. Uccidiamone un paio, non tutti. Dopodiché andiamo a salvarlo scendendo dall'alto in maniera tale che recuperiamo un oggetto che ci servirà. E poi in questo modo forse riusciamo a sentire entrambi i dialoghi. Ma che missione può avere? Quale è, diciamo... follia può spingere o quale ideale può spingere una persona a infiltrarsi in un covo di draghi, demoni e persone che hanno, sono diventati folli. In realtà molti lo sanno, si tratta di Ostrava, la cui storia andremo a recuperare, e che rappresenta col senno di poi, so che dovrebbe essere il contrario, ma per intenderci, il... eccoci qui. Vediamo se che ci dice. Vedete. Beh, ora che siete qui, vi prego, respingete quei dragging. Che salto audace. Beh. Vedete, ti dice che salto audace perché siamo scesi da lì.
Un problema che c'era nell'originale, spero che abbiano risolto, è il fatto che Ostrava continua a camminare nel livello. E quindi se noi ricarichiamo e non andiamo a salvarlo, uccidere, rischia di essere ucciso, uccidere i nemici dell'area, rischia di essere uccisi dagli stessi. Tendenzialmente è abbastanza forte, soprattutto per le sue armi. Sono queste che gli danno questo colorito, diciamo, questa aura dorata. E poi come vedete, lui è meno, non è diafano come noi, non è, cioè, ha proprio il suo corpo fisico, quindi significa che non è morto. Grazie per l'eroico aiuto. Io sono Ostrava di Boletaria. Accettate questo in segno di riconoscenza. Ah, questo ci servirà. Ora vogliate scusarmi. Vediamo se ci sia altro. Ovunque andassi ho incontrato solo divoratori di anime. C'è ancora qualcuno sano di mente a Boletaria? Ovunque andassi. Quindi al momento lui non è riuscito a trovare nessuno, nonostante sembra abbia viaggiato molto, e vedremo in realtà dalle sue armi, è molto probabile che sia così, che non ha trovato nessuno che sia ancora sano in mente. Ma, è altra cosa importante, il fatto stesso che egli si chieda se esista qualcuno sano in mente a Boletaria significa che al momento dell'attacco dei demoni egli non si trova qui. Anche questo, proprio dal suo equipaggiamento, potremmo vedere che probabilmente è vero. Vediamo. Ah, qui bisogna stare attenti all'hitbox. Io mi è sempre. Ah, ce l'ho fatta senza farmi colpire, perché almeno nell'originale queste pietre avevano un hitbox un po' strano e spesso finivano per travolgere anche me nonostante fossi abbastanza distante. Guardate che belli. Questo castello è enorme, enorme. Poi in realtà tutto, cioè tutte queste vede, questo, quello lì, vediamo se riesco a inquadrarlo. Quello che vedete lì è una parte del livello in cui si può andare. È il cammino del passaggio del re. Quello è il cortile dove si affronta il cavaliere della torre, e poi alle spalle c'è la torre dove il palazzo reale, che poi non facciamo troppi spoiler. Vedete? E ci sono anche abbastanza dettagli, cioè quelli sono dei carretti che effettivamente si trovano lì. Ora non ha caricato tutto da questa distanza, quindi in un esempio su quel torrone dovrebbero esserci due guardie. Però comunque, nel senso, oppure ci dovrebbero essere altri nemici lungo il cammino. Però è impressionante la profondità di campo che si vede, i dettagli. Guardate addirittura le montagne nevate. Io non ce la faccio, so che ci sono livelli che artisticamente sono. Ah, da qui si vede il drago. Guardate che bello. Con le corna, guardate che bello. Il drago blu è veramente bello. Veramente bello, era un po', lo sottovaluto sempre nell'originale perché ha un ruolo magari inferiore, perché appare dopo e quindi poi il suo ruolo è stato tagliato, come vedremo, all'inizio doveva aiutare in una boss battle, però guardate, questo becco sembra più, molto, molto, diciamo, molto uccello, come sono i draghi poi alla fine nell'evoluzione che hanno avuto nel futuro di Dark Souls. Pensiamo al re senza nome che si incontra in Dark Souls 3. Si chiama il re senza nome, non vorrei sbagliarmi, scusate. Quindi, a proposito, scusate, riprendendo il discorso sui draghi, quindi la mia risposta da un lato fu che sono draghi e non viverne perché ovviamente l'universo di gioco lo chiama così, ma si tratta veramente cioè di draghi nel senso proprio meglio. Esiste nell'universo narrativo condiviso un'idea di drago o no? Beh, questa è una risposta che in realtà ha richiesto qualche ricerca. E vedete, sono veramente splendidi. Sono, te l'ho detto, questo stile un po' più, vedete, col becco, si ricordano più degli uccelli, in parte almeno, e questo potrebbe avere senso per coloro che sostengono che si tratti di viverne. Ma dopo una serie di ricerche, tra l'altro trovai un bellissimo articolo
non devo andare a recuperare, perché credo sia ancora linkato, se il link attivo durante nella puntata, in una delle puntate di originali della serie di L'avventura di Tano, in cui spiegate che tradizionalmente nell'araldica non esiste una distinzione tra draghi e viverne. L'articolo si chiamava, se non sbaglio, proprio Nessun drago e una viverna, e spiegava che spiegava come buona sostanza nella storia dell'araldica e nell'iconografia medievale si è chiamato drago qualsiasi cosa, serpentiforme, con le ali, senza ali. Quindi troppo lento. Togliamo anche i pantaloni, magari sono un po' più veloci. Quindi si è chiamato drago letteralmente qualsiasi cosa. Mi curo, forse potrei resistere, ma ne dubito, ma ho una fiammata. Quindi dire che i draghi sono quelli con due. Vediamo se con l'anello del drago attivo basta questo, ma non lo sono sicuro. Penso di no. Penso che me lo devo togliere, altrimenti non si alza neanche. Ah no, no, sì, grande. Il problema non è tanto il drago rosso, è non farsi uccidere da. Madonna, così veloce? Così veloce torna? Ok, almeno so le tempistiche adesso. Nell'altra diretta che ho fatto sono riuscito al primo tentativo. Sono un po' spaventato in realtà di rischiare, perché non mi andrebbe di registrare da capo. Vabbè, abbiamo registrato per 42 minuti, magari ci fermiamo. Ma vorrei chiudere dopo la. Ok, sentito le ali sbattere. Quindi scusate, non esiste, cioè se è stato chiamato letteralmente qualunque cosa, anche questo l'articolo faceva anche una storia proprio dell'etimologia della parola viverna, della parola wyrm, eccetera. Quindi è veramente io. Oh! Oh, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta. Grande. Schegge di arcipietra, volendo potremmo anche tornare. Guardate qui. Cioè, ma cos'è? Ma cos'è? Guardate, questo è il passaggio del re che vedevamo prima, che è la seconda parte del livello dei boletari. Addirittura da vicino carica ulteriori dettagli, ma è splendido, splendido. Guardate le cascate, no? Ma è. Pagherei per vedere un episodio di Autobanders di. Autobanders? Banders. Cioè, la gente mi poi fa sempre prendere in giro per la mia. Giustamente, per la mia pronuncia dell'inglese, ma c'è poco da fare. Nonostante viva in Inghilterra, parli con la mia compagna inglese, eccetera, ma comunque queste parole che magari non uso. Il mio inglese è molto corporate e quindi pronuncio bene le parole associate come collegate al mio lavoro, ma il resto, parole che magari siano utilizzate nell'uso comune, spesso le massacro. Anche nomi di personaggi di videogiochi, talvolta intenzionalmente, talvolta no, nel senso che, come più volte detto, non è che esempio non so che si dice, non si dice Final Fantasy o Silent Hill, però Ah, non sputa se me ne vado? Vabbè, ok. Mi ricordavo che si fermasse, ma credevo che se arrivasse a quel punto poi continuava. Se fosse arrivato a quel punto l'avrebbe continuato. Vabbè.
Vediamo, voglio capire dov'è il... Sicuramente qui, se sto qui, dovrebbe farlo. In parte perché l'hanno mollato. Andare proprio. Quindi scusate, per riprendere il discorso, ogni universo narrativo che adotta il proprio canone decide cosa è un drago, cos'è una viverna, cos'è un worm, cos'è un drake, eccetera, cos'è un dragoon. Quindi in realtà definire in un senso o in un altro in maniera molto proprio, come posso dire, anche rigida è del tutto impossibile, perché ognuno poi adotta i propri canoni estetici. Quindi, esempio, questo discorso viene anche perché molti giustamente fanno esempio in riferimento a uno dei canoni che più ha contribuito a definire i canoni estetici del fantasy, ossia D&D, in cui c'è una distinzione netta tra... Grande forza, no, ancora non riesco. Vediamo se tolgo i guanti. Sì, se tolgo i guanti sì. Ok, perfetto. Apriamo qui. Mamma mia, che gesto proprio pieno di rabbia, insomma. Abbiamo quasi raggiunto l'ora. In caso, viste le limitazioni della PlayStation, mi dovrò ritrovare a fare un piccolo taglio, ma poi comunque continuiamo fino a che non abbiamo ucciso la falange, scusate, non la vanguardia. Forse ho detto avanguardia prima. E molto, scusate, molto, diciamo, questa posizione può venire da rigidità, non solo da Dark Souls, in cui, come detto, ovviamente la distinzione Draghi Viverne era proprio al centro della lore, ma altresì da la trementina ci servirà, ma altresì da da D&D, dove c'è appunto, come detto, una distinzione precisa tra draghi e viverne. E tra l'altro, e questo è molto bello perché D&D poi ha fatto tutta una sistematicità. Io, come tanti della mia età, fui molto vicino e giocai per anni alla 2.5 o 3.5, oddio, no, 3.5. Mi ricordo c'era il Dragonomicon, c'erano tante espansioni molto interessanti che ulteriormente davano colore e dettaglio, c'erano poi gli dei draghi, tutto nel Forgotten Realms, Nefertari, insomma, per chi ha Baldur's Chiama, Baldur's Gate, c'era tutta la leggenda di Tiamat, di Bahamut come dei draghi, dei moderni, dei draghi, cioè dei moderni, dei antichi, che erano originariamente il Pantheon dei Draghi. C'è una storia bellissima, c'era storia su storia. Guardate, il fatto che vengono queste piccole parti della falange si trovino qui è molto interessante perché, vabbè, a livello di lore, perché magari si sono staccate proprio dal demone, dal corpo principale, ma a livello di game design è utile perché facendotele incontrare prima. E nel in un poi mi giro, mi faccio colpire. E in un corridoio piccolo ti forzano a cercare di. Nel primo è molto difficile non attaccarlo di fronte perché è uno spazio piccolissimo, quindi capisci che sono molto resistenti. Il secondo invece lo si può girare più facilmente che questo qui. E quindi una volta che lo facciamo attaccato alle spalle, capiamo quanto siano deboli. Quindi diciamo, ora io so, capisco che Demon's Souls abbia la fama di un gioco non giusto, in particolarità, e ci sono punti in cui non lo è, però in questo momento questo è un chiaro esempio di buon game design, perché ti fa provare prima un nemico
e poi con la lezione che hai imparato dal suo scontro potrai poi affrontare il nemico principale. Vedete quest'arma? Guardate qui i dettagli, non l'avevo vista. Guardate, qui c'è tipo lo slime dell'avanguardia, scusa, della falange, quindi ci anticipa la natura di quello che è il nemico che andremo a trovare. Fantastico, guardate poi conficcata nel. È forse quasi quasi da riprendere qui per vedere se questa montagnetta di terra c'è già prima. Probabilmente assumerei di sì, tanto non la noti. Però dopo che questa lancia si conficca per terra, make sense perché insomma ha smosso il terreno e i mattoni. Questo personaggio ha tutti i demoni che incontriamo, quasi tutti. Sì, altrimenti ne ce l'abbiamo già equipaggiata. Tutti i demoni che incontriamo quasi hanno una storia. Abbiamo un tatuaggio? Ah no, forse sangue. Anche questo non fa eccezione, ma non abbiamo elementi adesso per parlarne, lo faremo più avanti. La falange è una formazione militare, come molti voi sapranno, il cui scopo era appunto quello di. Quello era appunto di alcuni soldati di difendersi, coprirsi vicendevolmente per difendere poi l'intera formazione e attaccare da dietro utilizzando armi quali appunto gladi o lance, eccetera. È interessante che poi, tra l'altro, una delle formule, diciamo, molto amata dai giocatori per difendersi e giocare safe sia quella di giocare con lo scudo alto, anziché poi ha finito per contraddistinguere il gameplay di Demon's Souls, tanto che giustamente poi si è arrivati alla decisione, secondo me, di un po' eliminare gli scudi. Infatti poi Bloodborne andrà a incentivare comportamenti di gioco più aggressivi, giustamente per rinnovare il gameplay. Per questo purtroppo, diciamo, mi dispiace dire che amo, cioè mi dispiace, è una questione anche di gusto personale, però ritengo in questo senso Bloodborne un gioco interessante. Non ho purtroppo potuto giocare a Sekiro, spero di poterlo fare quando posso, Guardate la falange, vedete che ha questa specie di corpo principale costituito da questa specie di energia magica all'interno di quello che sembrerebbero delle piante, no? Vedremo che in realtà questa formula di un demone quasi elementare, quindi è più debole ma elementare, ricorda in realtà un altro avversario ben più potente che andremo a ritrovare molto molto più avanti, quasi come se la forma originale ricordasse quella forse, scusate, la forma elementare ricordasse quella originale, ma non vorrei spoilerare troppo, ma appunto quale mostro ricordate come una luce avvolta da piante e da rami, da quasi elementi vegetali, appunto quale altro se non quello principale. Allora, scusate, ho pochi minuti, fatemi solo pulire questa stanza, ma solo perché in questo modo potrei ottenere qualche utile frammento di pietra e poi torniamo indietro, torniamo al Nexus e salviamo. Ah, scusate. Quindi spero che dopo questa puntata non mi scrivete non è un drago e una viverna, che era un commento che ho ricevuto, penso il commento che ho ricevuto più di tutti insieme agli insulti che ho ricevuto al video Sanji protagonista di Demon's Souls, che era un video ovviamente scherzoso che feci tempo fa e anche un po' per insomma fare il verso simpaticamente a quel meme che aveva lanciato Danny Mello su Demon Soul, scusate, su Sanji, protagonista di One Piece, ma anche tipo alla recensione Cavalieri dello Zodiaco che non piacque a nessuno, ma lì ero anche lì un po' ironico, penso si capisse. In realtà lì molti insulti non vengono tanto per il contenuto della recensione, ma il fatto che molti aprivano il video perché era una lunga. Ah, guardate, qualcuno ha messo qui.
il segno. Lì molti, quel video molti commentavano arrabbiati perché credevano che si trovasse, era una recensione molto lunga, molti credevano che si trattasse del film, in realtà c'era scritto recensione, però non lo so, nel titolo c'era scritto un film, qualcosa che si capiva che non era recensione, ma mi ritrovai a doverlo cancellare per evitare insulti. Guarda, o meglio, ho messo privato perché non ne potevo più. Guardate anche qui, vedete? Ucciso il demone si forma un'arcipietra, quasi che con il tramite il suo corpo noi formiamo un'arcipietra. Perché ho detto corpo e non anima? Perché l'anima invece la otteniamo da qui. Leggeremo la descrizione la prossima volta dell'arcipietra, per adesso torniamo al Nexus. Bellissimo, ogni volta mozzafiato, mozzafiato. Bentornato. Ah, la vediamo di fronte a noi per la prima Il volta. monumentale vi aspetta di sopra. Avete visto la catena che ha la caviglia? Questo è molto simile al sigillo del Nexus, no? Quindi un po' ricorda il fatto che anche lei è un prigioniera qui. Anche se in un altro senso, o meglio, in un altro ruolo. Il monumentale vi illustrerà il Nexus. Vi illustrerà il Nexus, suona un po' strano. Vedete, si è aperto il passaggio che avevamo visto la scorsa volta. Detto questo, al momento direi di chiudere qui. Ringrazio tutti i ragazzi. Se siete arrivati a questo momento del video, fatemelo sapere. È importante per me, così almeno capisco se la gente guarda tutto il video, se lo guarda in più soluzione o altro. Se questa lunghezza va bene, se volete video più lunghi, mi piacerebbe, come detto, arrivare a più persone possibili. Se potete, condividete il video, consigliatelo a chi potete trovarlo interessante. E per favore, se avete anche critiche o consigli, fatemeli avere, veramente. Sono aperto a qualsiasi tipo insomma, di suggerimento. Fatemi sapere anche se vi va, se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace e commentate e iscrivetevi. Questo è importante, moltissimo per fare crescere il canale. Come detto, ovviamente questo è e rimane un hobby per me, però mi piacerebbe arrivare a più persone possibili. Per instaurare una discussione e così cercare di condividere questa mia passione con appunto più persone. Ancora una volta vi ringrazio, da me è tutto, un saluto da Giuseppe, Black Crazy qui su YouTube e dal Bontano. Arrivederci.